questa nasce. Che cos'è questo? Questa è l'anima della mia. Noi parliamo con Pietro Ricci. No, Piero Ricci. Dimmi. Questa è l'anima della mia zampogna. Praticamente le zampogne fino a qualche tempo fa erano costruite chiaramente con dei fori molto particolari. I costruttori usavano degli utensili molto artigianali per determinare la conicità, che sì, non era mai preciso, ovviamente, perché era bucata assolutamente a mano, non con, perché poi le canne sono lunghe, non esistono nemmeno delle punte coniche lunghissime, no? Che raggiungono appunto questo tipo di lunghezza. Allora, già che in verità io in gioventù sono stato un pescatore, pure pescatore, sì, pure. Sono stato pescatore, ho pensato praticamente alla canna da pesca che erano coniche, per cui si determina questa conicità assolutamente precisa, perché questa conicità viene determinata appunto da uno stampo fatto e poi con la fibra di carbone che viene avvolta sullo stampo, per cui si realizzano questi tubi perfettamente conici e soprattutto sempre uguali, perché vengono fatte su uno solo stesso stampo, su uno stampo di alluminio se non sbaglio. Quindi c'è un tubo d'alluminio conico su cui viene avvolto questo. Ma questo pezzo l'avete fatto apposta? Dove l'avete preso? Sì, questi sono fatti apposta perché non esistono canne da pesca. E infatti questo non è una canna di questo spessore, ovviamente. Mi interessa uno spessore importante perché insomma deve reggere tutto qua. Per cui queste me le sono fatte fare. Questo, quindi che materiale è? È grafite. Grafite. Carbon grafite. Me le siete fatto fare? Questo inizialmente dal Giappone. Dal Giappone? Come sì, ci siete arrivati al Giappone? Perché su internet piano piano, insomma, sono arrivata una ditta giapponese che mi ha dato i primi esemplari. Dopodiché adesso mi servo di un'altra ditta che sta in Italia, in verità, e mi faccio fare questi qua, su ordinazione, praticamente mi stampano questi tubi. Alle misure che gli indicate voi. Certamente sì, perché devono partire da un diametro e devono finire. E questo con il Giappone poi che ha fatto? Come avete fatto? Ai primi tempi sicuramente avete fatto errori perché si fanno. No, infatti, perché il problema era determinare proprio la conicità giusta del tubo. Appunto. La conicità giusta del tubo. E inizialmente ho sbagliato, poco alla volta ci sono arrivato. Diciamo che il riferimento era... E l'ho preso sulle zampogne tradizionali a partire dal foro di entrata fino al foro di uscita, quindi ho determinato questo tipo di conicità e poi ho fatto delle leggere correzioni in più e in meno fino a quando sono arrivato a un risultato, ecco. Ma voi c'avete la misura fissa? Certo, io adesso ho la misura fissa e su quella misura mi baso per costruire le altre ecco, vedi, praticamente questo adesso state facendo nuova zampogna. No, questa è l'ultima che ho fatto, vedi, qua c'è il carbonio dentro praticamente. Sì, ho visto, si vede, è stato infilato. No, non solo qua, beh, sono su tutte e tre. È ovvio, no? Sono tutte e tre, chiaramente partendo con misure diverse, perché sono tre canne diverse e hanno bisogno di una lunghezza. Quindi voi avete ormai delle misure standard in funzione della stampogna che state costruendo? In ragione degli errori fatti in precedenza, ovviamente. Ma all'inizio che c'erano quei errori, però non vi siete mai scoraggiati, avevate capito che la strada era quella. E per forza, no, perché tutti gli strumenti musicali hanno una conicità, hanno un diametro, per cui insomma devono funzionare per forza. L'importante è trovare la misura giusta, tutto questo. È stato molto complicato, ho impiegato parecchi anni. Addirittura anni? Sì, anni, anche perché costruire la zampogna non è facile, ci vuole del tempo. E infilare poi questo tubo in un pezzo di legno significa... Insomma, è molto difficoltoso e significa pure aspettare del tempo perché poi va incollato fino a quando la colla non si secca completamente, che impiega un po' di giorni. Che colla usate? No, il Vinavil, di solito il Vinavil, quello da legno, insomma. Sì, quello da legno. Però il problema è che dunque il Vinavil sta nell'interno, quindi ci mette un po' di tempo per seccarsi. Bisogna fare una zampogna intera, poi bisogna provarla a dare... farle fare il rodaggio, il cosiddetto rodaggio, perché chiaramente deve stabilizzarsi tutto perché il legno un poco poi si restringe. Dopodiché, se è andata bene, ok, altrimenti si fa con un'altra misura, si riprova da capo, tutto qua. Quindi diciamo che da un pezzo e poi sono tre case, tutto questo lavoro moltiplicato per tre, ovviamente. Quindi qui c'è il costo di produzione e tutta la mano d'opera. Il costo di produzione è la manodopera. Questo un tubo di questi costa poco più di 20 euro. Appunto, una manodopera. Non è tantissimo. Ovviamente poi la scelta del legno, la manodopera e che legno usate per?
Ma per me non è fondamentale la qualità del legno perché È quello che questo che suona l'ha. praticamente l'anima in grafite, l'anima in carbonio che sta dentro, però si usano dei legni, insomma il legno deve essere Quindi grafitato. voi fate un suono particolare, soltanto per la bravura, che è la vostra tecnica straordinariamente incantevole, ma anche per il suono che emana, che è diverso. Più morbido, ho visto. No, forse un po' più aggressivo della zampogna tradizionale. Quella della zampogna tradizionale non sono forse un poco più rotondo, ma questo è determinato non solo dalla grafite, ma anche dall'ancia di plastica che uso. Perché su questa zampogna non uso le ance tradizionali in canna marina, ma ecco, qua stanno là sopra. Ah. Qualche esemplare sta là sopra. Nando, mentre parla, il maestro ci fa riprendere il suo mondo. Vabbè, È il no, vostro qua mondo. faccio solo le ance, poi il tornio per la lavorazione del legno sta giù. E come fate queste sono ange, diceva? Sono costruite in plastica, perché questo materiale non mi ricordo, eccolo qua, non mi ricordo come diavolo si chiama, Ah, però ok. ecco, questo tipo di plastica. E anche questo ha bisogno di un diametro particolare, perché chiaramente devono compaggiare alla perfezione e devono avere quel minimo di apertura, sempre lo stesso. Quindi questo diametro è fondamentale. Io ho chiaramente A delle. misure già prestabilite. Ovviamente. Per fare questo. Questi sono fogli piatti che si piegano al caldo con l'acqua, li mettono a bollire, Insomma, insomma. maleabili, insomma. E vabbè, questo, con questo costruisco le ance. Le ance quindi devono avere questo tipo di apertura. Questo è fondamentale, questo tipo di apertura, quindi non più stretta e non più larga, è determinata appunto dalla curva Ma questo che viene usato pure per la ciaramella. io. No, per la Solo per ciaramella, l'anzobò. se di solito sulla ciaramella si usano le ance di legno, le ance in canna, perché insomma sono sempre più controllabili, tutto sommato. Sì, anche sulla ciaramella qualcuno usa le ance di plastica, però non Perché sono molte. io sto scoprendo adesso, frequentando i miei amici di Agnone, la chiamo ancora Agnone, non Villa Latina, che la loro tecnica, ormai gli ho detto, voi avete la tecnica agnonese nel suono della ciaramella, loro riescono a fare il suono con le labbra, Sì, ma ed infatti. è un suono unico. Quando andavi, loro sono tradizionalmente, in maniera identitaria, la tecnica agnonese, ormai gliel'ho detto, perché loro non suonano con chi suona il flauto, suonano la ciaramella. No, Infatti loro è nata con. E no. io l'ho capito, cioè io dicevo, ma chi se. Le ance di legno, quelle Che costruite in purtroppo maniera. si stanno disperdendo, mi ha detto, ma dobbiamo creare la scuola e voi ci dovete dare la mano, la scuola della tecnica agnonese. Sono d'accordo, il Ho controllo. parlato con Antonio Paolello, ho parlato con Diego, con Sì, Domenico, vediamo. Fusco, e mi hanno detto sto fatto qui. Infatti quando andiamo in giro, i suonatori dell'alta teoria del volo di Agnone hanno un modo diverso di suonare quando sono là, perché gli altri ho visto che suonano la ciaramella con la tecnica del flauto. Ma no, forse non è tecnica del flauto. Dunque, la differenza è. Soffiano dentro, invece loro riescono con la. La differenza è notevole, ma in termini proprio di controllo, perché con l'ancia tradizionale, l'ancia di Identitaria. costruita appunto con la canna marina, si può addirittura intonare mettendola di più o di meno in bocca, o facendo un po' più o meno Usano pressione. Ciò le labbra. che è molto, molto, molto più, esatto, ciò che è molto, molto più complicato con le ance di plastica, perché le ance di plastica non assumono quella posizione che tu Loro invece. poi mi dicevano solo con la ciaramella si può fare, quanto Solo con voglia. la. No, e la zampogna non puoi fare niente perché non hai il controllo. La zampogna sta messa È tutta, tutta, è tutto. in una testa praticamente, non ha il controllo quindi sulle Quindi, labbra. maestro, voi ci dovete dare una mano a recuperare e a cristallizzare Io il metodo sono agnonese nel suono della ciaramella. assolutamente d'accordo sulla ciaramella. Assolutamente d'accordo sulla ciaramella. Sulla zampogna è un po' più un problema perché la zampogna. Non è almeno fino adesso, non è stata mai perfettamente stabile. La zampogna, soprattutto perché poi veniva costruita con pezzi di legno reperiti in zona, legno preso dagli alberi da frutta più o meno. Però questo tipo di legno non è molto duro, ovviamente, e risente molto della temperatura.
e dell'umidità, per cui insomma Devi staccagnare ogni 6 mesi una no, zampogna. bisogna se si diceva che la zampognaro passa la metà della sua esistenza intorno allo strumento e la metà sono stonate, insomma. Queste sono le cose ma che si dicono. No, no, c'è un fondamento di verità. no, 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 è proprio verità, è verità, perché purtroppo questi legni risentono, non a caso gli strumenti di conservatorio, mi riferisco per esempio all'oboe o al clarinetto, sono costruiti soprattutto con le, anzi, quasi esclusivamente con l'ebano. L'ebano è un legno scuro durissimo, durissimo, e come il marmo, risente pochissimo, pochissimo dell'influenza. Zambogna non veniva costruito in ebano, No, ma l'ebano, tra l'altro, è un legno pesantissimo, una zampogna in ebano non si no? regge, C'è insomma. da fare un culturista. No, no, Che no, infatti, no, 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 ma perciò, e del resto l'ebano non poi non te. dimentichiamo che i pastori, scusatemi, frequentando le montagne e tutto, Ma le le montagne nostre, variazioni climatiche accelerano. cioè da noi se si potevano permettere il ciliegio, l'ulivo, insomma, questi sono legni più o meno usati No, là. ma poi erano soggetti a modifiche del clima che era in continuo Ma cambiamento. sicuramente sì, sicuramente sì. La zampogna, tutto sommato, infatti, lo zampognaro che faceva novena passava un bel po' di tempo inizialmente. Prima a cercare di intonare alla perfezione, dopo magari dopo aver suonato a lungo la zampogna manteneva un po' di più perché era già bagnata a sufficienza, quindi non si modificava più. Quindi ripiloghiamo, voi con questo sistema avete risolto il problema Io del. con questo. Cioè, una zampogna dura anni e non Ma perdendo. questa mia, non lo so, quella, no, non questa nuova, quella mia che ho, ce l'ho da 20 anni, addirittura le ance che ci ho messo sopra. Le utilizzo da 5-6 anni e non ho problemi. Avete risolto il problema Ho con risolto il questo. problema perché questo qua non risente né di temperature Appunto. né di umidità, perché L'anima insomma della zampogna diventa questa. è esattamente sì. Cioè si può anche deformare. Io parlo da ignorante, No, si può maestro. anche spaccare fuori, Però non è quello. importa. No, ma infatti qualche volta se io, sulla mia zampogna una canna, quella più lunga, se addirittura si è spaccata qua. Ha una vena dura, però non è un problema perché Il dentro ci suono sono non io. cambia. E no, non cambia perché questo non si L'unica spacca. cosa differenza è che il suono è meno morbido, Sì, un po' più un po' acuto. più aggressivo, esatto, Un più po' stridente, più sui poco. 4.000-6.000 acuti. Ma mo, non ho contato, No, no, io però siccome vendo insomma. apparecchi acustici, No, ho ho capito. capito, comunque leggermente più stridente, però insomma, però tiene, io ci faccio i concerti, Ma io posso. non ne Scusa. ho un quarto, non ne ho mezza, io non ho problemi di intonazione, Vabbè, non di intonazione, maestro, pure. ma di tenuta dell'intonazione, perché questo è fondamentale. Maestro, mano a voi tutto che. No, no, Tu, non manavo. tutto, il grezzo diventa diamante, quindi. Però questo è importante veramente. Solo voi fate questo tipo di tecnica della Sì, costruzione. solo io, perché sono addirittura pure criticato per questa Perché? scelta, perché probabilmente la zampogna non lo costruisco in maniera tradizionale. No, allora, maestro, non lo costruite in maniera identitaria. E questa è la tradizione è No, innovazione. no, no, La no. tradizione è innovazione dove l'uomo non è spettatore, ma è protagonista dei cambiamenti. Voi qua avete No, no. creato una forma nuova. Ma sì, vabbè, nuova no, la forma è No, una esattamente la forma nuova di stessa. costruzione. Sì, una tecnica È diversa, una tecnica tradizionale, si va nuova, avanti. La tradizione va avanti. una tecnica diversa che mi permette appunto di tenere uno strumento sempre in ordine. Ma l'avete brevettato? No, figuriamoci, no. No, non ho brevettato nulla, no, no. E nel mondo nessuno fa come voi. No, in questo caso no. Qualcuno costruisce anche gli strumenti perfezionati tipo oboe e clarinetto con materiali plastici e tutto di plastica addirittura, tutto di plastica e anche in quel caso lo strumento non risente di temperatura e umidità, però la qualità del suono non è la stessa rispetto allo strumento di legno, insomma, perché il legno poi il legno è il legno. Su questo non si discute, la qualità del suono ottenuto con uno strumento costruito in legno è decisamente più È bella. ovvio, è normale, più morbido. È come Io, dire il vinile al CD, no? non ci sono Ma dubbi, questo è lo però stesso materiale del vinile? Io sono no, ignorante. non credo, no, questo è grafite, così me l'hanno.
Però questo chiaramente la canna da pesca così non esiste. No, non Questa esiste. serve che se, quella, la canna da pesca si devono E in comprare. Giappone avete trovato gente disponibile che vi ha. È costato Esatto. un botto, è costato un tonno di. Secondo me è più di viaggio che di. No, non sono andato. Sì, le Di spedizioni, spedizione, quello. certamente sì. A Benisi Albedo ho avuto molte difficoltà, però piano piano adesso mi seguono una ditta italiana. Come se, no, non mi ricordo nemmeno il nome di questa ditta. Vabbè, no, non è Non ha importante. importanza. Comunque, adesso le ordino, ne fanno una al giorno, non possono farne di più. E perché? Non lo so, è per esigenze E loro, quindi è credo. artigianale questo. Sì, praticamente è artigianale, sì, una al giorno. Infatti, ne ho ordinate qualcuna, ho dovuto aspettare un mesetto per farli arrivare. Però, insomma, vabbè, Avete io un. non ho problemi di tempo perché Ma le fate per voi anche qui a sua richiesta? qualcuna su richiesta, qualcuna, e la cedo volentieri qualche volta, non sempre, qualche volta solo ai musicisti. I zampogne tradizionali, ma non me la chiedono nemmeno in verità, ma forse non sarei nemmeno disposto a cederle perché loro hanno Perché? altro tipo di esigenze, probabilmente. E anche perché poi. Quindi ai musicisti sì, ai Sì, musicanti no. ai musicisti sì, ai Ai musicanti musicanti con no. qualche perplessità, va? Diciamo Se lo così. deve meritare. Lo deve conquistare sul campo. No, vabbè. E quindi, maestro, questa è stata una cosa. Noi già abbiamo parlato in una trasmissione che è stata molto seguita, però non abbiamo parlato. Mo quando vi ho ascoltato a San Giorgio a Cremano in quella bellissima serata a Villa Ah, sì. Bruno, mi avete incuriosito, sono venuto apposta per questa cosa qua. E vabbè, le Ecco. critiche, voi lo sapete che le No, critiche vabbè, soltanto no, vabbè. le. Probabilmente c'è, chissà, forse anche un po' di invidia. Qualche volta, non sempre, ma qualche volta sì. Perché forse ognuno vuol tenersi un po' il suo mondo, vuol proteggere il suo mondo. Io ho creato il mio mondo, insomma, Maestro, probabilmente. l'evoluzione è la tradizione. La tradizione è innovazione. Ma questo è vero, Lo cioè, devo, lo, ma in tutti i campi. Ve l'ho spiegata la differenza tra Io identità e sono tradizione. perfettamente d'accordo perché insomma bisogna comunque andare avanti. Se si ottiene un risultato che ti permette di poter suonare con uno strumento, anche con la zampogna in una maniera intonata, che ti permette di suonare la zampogna insieme a un pianoforte, insomma un'orchestra, insomma è un'altra cosa. Prima era complicatissimo perché la zampogna si muoveva appunto, Non era non era stabile. assolutamente non era stabile, per cui insomma prima non era possibile o era Ma difficilissimo. poi io vi avevo detto che voi avete riportato la zampogna a corte col famoso paesiello. Ma vi ho fatto pure scoprire quando Ettore Castagna ci ha detto che i Zambugnari hanno suonato all'inaugurazione del ponte sul Garigliano davanti al re che pretese, Sì, quindi vuol sì, dire che sì, loro sì. stavano a corte. Quindi secondo Però me cambiavano ogni 6 mesi le sì. Zambugne. Sì, però non a caso prima la zampogna veniva utilizzata con la ceramella, solo con la ceramella o con la voce, perché la ceramella poteva adattarsi appunto al suono. Accompagnare. La zampogna poteva adattare proprio il fatto dell'ancia di cui dicevamo prima, Sì. no? Quindi l'ancia della ceramella con più o meno pressione e con la variazione appunto sulla lunghezza dell'imboccatura praticamente si adattava alla tonalità della zampogna. Zambogna senza chiave o a chiave o No, senza. indipendentemente da questo, cioè di solito la ceramella si usa sulla zampogna a È chiave, giusto, è perché perfetto. sull'altra E che zampogna roba para, costruita in altre aree di lavoro ormai. Esatto, quella sono zampogne soliste più che Eh altro. sì. Invece la zampogna nostra viene quella chiave, quella più utilizzata da noi, e viene utilizzata accompagna in pratica la ceramella o il canto, o Sì, è la una cosa voce, meravigliosa, la o zampogna. la voce, non a capo, perché la zampogna tradizionale in fondo, del resto noi abbiamo due mani con cinque dita possono chiudere cinque forze. Cinque fore significa ottenere sei note, l'estensione è di sei note. Combinandolo tutte e tre, noi abbiamo sulla zampogna tradizionale due accordi, la triade, l'accordo che chiamiamo volgarmente accordo, di tonica e dominante, sempre gli stessi, è sempre quello. E la zampogna in effetti, a parte qualcuno che si dilettava a fare più o meno qualche saltarello, ma non è stata mai utilizzata in passato come un vero strumento solista.
Veniva quindi utilizzato la ceramella per fare il canto, la zampogna per accompagnare. Ma io, Angelo Fusco, che l'abbiamo portato a Napoli a Sanna, con Carlo Faiello, la notte alla tamorra, lui adesso fa, fa una tamurriata e la pizzica con la zampogna in maniera meravigliosa. Angelo Fusco, già c'è una zampogna rinnovata. Io conosco, sì, lo so. Per cui insomma ma è tradizione, quello va avanti pure lui. Certe volte basta un foro e si aumenta notevolmente la capacità armonica dello strumento, invece di toniche dominanti dei classici, gli unici due accordi praticamente, la zampogna aumenta la possibilità armonica. Quindi maestro, quindi ci fa capire che sulla zampogna ancora non abbiamo scoperto nulla, è piena ancora di risorse, nuovi sviluppi, nuovi sviluppi ci può regalare. C'è qualcuno che comincia a mettere delle chiavi, sì, c'è più di qualcuno che si diletta a fare ulteriori modifiche. Io sono un po' scettico sull'applicazione delle chiavi, perché forse dal punto di vista dell'impatto visivo, la zampogna mi piace più così. Se cede con le chiavi, poi passiamo alla sordellina napoletana, che è un'altra cosa. No, vabbè, quella è un'altra storia. Quello è proprio un altro strumento. No, però c'è da dire una cosa importantissima, che l'utilizzo delle chiavi a volte viene fatto per ottenere dei suoni che io ottengo nella stessa maniera, solo con delle posizioni a forchetta. Perché questa conicità, questa lunghezza e le misure che io ho ricercato sono state fatte proprio perché io ho la possibilità di suonare, per chi si intende di musica, tutti i cromatismi praticamente. E per intenderci, che vuol dire? Io non mi intendo di musica. La spiego subito. Pigliamo una tastiera, una porzione piccola di tastiera di pianoforte, 6 tasti bianchi. In mezzo ai tasti bianchi ci stanno pure quelli neri. Sulla zampogna tradizionale i tasti neri non esistono, esistono solo quelli bianchi. Ah. Invece i tasti neri, che si chiamano cromatismi, i diesis e i bemol per intenderci, sulla zampogna tradizionale non era possibile E suonare. Come compaiono? No, non era possibile perché con quel tipo di costruzione non si poteva fare. Qualcuno utilizza le chiavi, io invece ottengo anche i cromatismi, suono anche i tasti neri con delle posizioni particolari a forchetta. Ma qui parliamo del manicone, qua parliamo del talento, qua parliamo del musicista. Io sono nato musicista, io ho cominciato a suonare la fisarmonica all'età di 6 anni. Non è per tutti. Non mi sono accontentato a un certo punto, quando ho cominciato a suonare la zampogna, non mi sono accontentato di avere uno strumento con pochissime note. Soprattutto, già sono poche di per sé perché l'estensione è di 6 note. Poi non ci stanno nemmeno i tasti neri, non c'erano nemmeno i tasti neri, insomma, questo è condizionato. E li avete messi con le dita? Li ho ricercati con questo tipo di costruzioni, con questa sembra così banale, ma è stata una ricerca lunghissima ovviamente, perché questo tipo di conicità, la lunghezza, insomma, opportunamente sistemata là dentro, con delle posizioni a forchetta, riesco ad eseguire tutte. Dunque, io faccio un esempio stupido. Su questa nuova che ho fatto, la zampogna tradizionale c'ha queste note e basta. Io c'ho tutte le note con delle posizioni a forchetta. La differenza è notevole perché fa diesis, sol diesis, la diesis, si, do. Do diesis e re, io ho 10 note rispetto a 6, insomma. Ecco. E questo, ovviamente, questa possibilità, che non è data solo su questa canna, ma anche sulle altre, amplifica notevolmente la capacità armonica, che dai due accordi tradizionali passa per una dozzina, insomma. Può far vedere le dita un'altra volta, le voglio da vicino. Tradizionale. Allora, queste sono le note tradizionali, basta alzare il dito senza modificare niente, a ogni foro corrisponde una nota, fa diesis, sol, la, si, do, re. Io ci ho aggiunto questo col fa naturale. Ecco, questa è la prima nota a forchetta, alzando solo questo. Io ho tutte le note
tutte le note a disposizione, senza metterci le chiavi. Poi c'è una doppia possibilità, perché poi mi sono inventato quest'altro foro, una specie di... anche questo dà la possibilità, la seconda possibilità di alzare di mezzo tono tutte le note. Quindi c'è una doppia possibilità di poter eseguire le note che mancavano sullo strumento tradizionale. Quindi c'ho la possibilità o a forchetta, a seconda di come mi conviene, a seconda del brano che sto eseguendo, qual è la posizione più comoda, adotto. È semplice, semplice. Il musicante che si fonde col musicista. Vabbè, ma io ho studiato la musica, bene o male, ho avuto... Sì, ma un sacco di gente suona la... Ripeto, io vedo tantissimi musicisti conservatorio che fanno flauto, si mettono a suonare la ciaramella, la suonano a modo di flauto, e perde quella caratteristica, non emoziona. Poi invece... Vabbè, io che ne so, io... Probabilmente perché nella mia famiglia ci sono stati sempre gli zampognari, io li ho sempre. Ma voi avete creato. Sentito. Ma questo è un metodo, cioè, unico. Vabbè, unico, insomma, me lo sono ricercato poco alla volta, per esigenze mie. Per poter suonare la zampogna, insomma. E nella mia ignoranza, quello che permette questo, o senza di questo, quello che avete, la tecnica che avete usato, non è possibile. Dunque, se si riportano le stesse misure di questo tubo, sarebbe anche possibile ottenerle, però c'è sempre il discorso dell'umidità e della temperatura e della qualità del legno che si adopera per fare le zampogne. Si costruiscono con legni da frutto, tutto sommato, e alla fine non reggono come regge questo. Quindi questa tecnica vostra, che questa è la tecnica vostra. Sì. Questa è, come la possiamo chiamare? La tecnica Ricci. Sì. La tecnica Ricci, abbiamo scoperto tecnica Ricci. E questo vi dà una mano importante. Senza quello non la potete fare. Io sono ignorante, io parlo da ignorante, maestro. Se si adottano, se si ricavano le stesse misure, praticamente con la stessa lunghezza, con le stesse misure, con la stessa conicità, si può ottenere lo stesso risultato sulle note da eseguire, ma non si ottiene assolutamente lo stesso risultato sulla tenuta dello strumento, perché lo strumento costruito con legni teneri tende purtroppo a... E quindi quello che fate adesso con questa tecnica non viene come deve venire, perché diventa più complicato. Viene di disarmonico, insomma. Ma no, non disarmonico, diventa più complicato mantenere lo strumento sempre nella stessa, sempre la stessa tonalità. Ci sta qualche musicista, qualche tonalità, intonazione. Ci sta qualche zampognaro che usa questa vostra tecnica o no, solo voi? Che io sappia, solo io. Anche perché poi farsi costruire queste qua, dove vai? Ma a questo punto comprare queste zampogne vuol dire tenersi, fare pure un investimento che rimangono per 20 anni. No, di più. Questo, non lo so. Per esempio, quella zampogna mi ha detto se è spaccata, rimane spaccata e sono lo stesso. No, ma non è importante. A questo punto non è importante il legno, la qualità del legno. È solo un fatto estetico, diventa un fatto estetico. Il legno che mi piace di più è il sorbo. Bellissimo. Qual è? Ce l'avete qui? Questo non è sorbo, questo? È questo. Questa testa è di sorbo. Ah, ecco. Questo è un legno meraviglioso che si lavora proprio per diventare veramente molto liscio. Invece questo è ciliegio. Ah, è composito, quindi. Ma il sorbo non si trova. Tra l'altro mi sembra che sia un albero protetto e non si possono nemmeno tagliare. Per cui, insomma, chi ha un albero di sorbo è... Per quanto mi riguarda il ricco, nel senso che è un legno molto 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 ricercato, bellissimo, che si lavora, la differenza, questo è stato lucidato nello stesso modo, questo è uno specchio, questo no. Questo è affumicato e qui è uno specchio. Sì. Questo è uno specchio. Sì, è vero. Maestro, abbiamo scoperto la tecnica Ricci. E poi ecco perché anche l'orecchio profano, ignorante come il mio, capiva qualcosa che non... Ma oddio, questo... Di diverso. La tecnica Ricci, a questo punto dobbiamo... Il metodo Ricci nella suona della zampogna. Ma il metodo Ricci, io... Sì. Zampogne... A me il metodo Ricci, Le do agli amici... mi hai chiesto se ci sta qualcun altro che adopera questo sistema. Sì, di sonata? No, di... Mm. Un amico di Boiano, Franco Sacco, sì.
Abbiamo lavorato assieme, gli ho consigliato e sono stato io a dargli l'idea, anche lui ha usato qualche volta questo Ho sistema. capito, ma il metodo di suonata a forchetta è solo vostro, l'avete creato voi. Io l'ho inventato io, ma chiaramente probabilmente qualcun altro mi copierà perché Speriamo, speriamo. copiare questa distanza tra i fori, perché non è solo il fatto di carbonio. Speriamo, maestro, se no che Ma facciamo? no, figuriamoci, non è solo il fatto del carbonio che è inserito nello Alcuni strumento, dicevo. ma anche la larghezza dei fori e la distanza. È Qui c'è fondamentale, ormai quella è matematica no? qua. No, io guardi, io intono lo strumento con queste cose qua. Ecco, faccio così. Una volta fatto un buco più piccolo, poi chiaramente l'intonazione è precisa per arrivare alla giusta intonazione. Io lo consumo piano 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 con questo. Guarda quando dice no. Questo è solo per intonazione praticamente. E le distanze come ci arrivate a farlo? E le Ma per distanze? l'infusione delle vostre dita? No, le distanze sono fatte, questo è un poco più alto, questo è un poco più, questo è in funzione di quelle note che devo prendere a forchetta. Perché se questo buco sta dunque, il buco più sta in alto e più la nota è acuta, il buco più sta in basso, più la nota è grave. Il buco più è allargato, più la nota è acuta, più è stretto, più è grave. Quindi bisogna considerare tutte queste cose insieme. Quindi ripetiamo, il metodo Ricci è composto da Ma il la metodo grafite, eh Ricci. sì, il metodo di dall'asta di grafite, L'anima in carbonio, sì, l'anima in in carbonio, grafite. in grafite, poi la lunghezza delle, la lunghezza, la larghezza dei buchi, dei La fori, larghezza dei fori e e la la distanza distanza. e il manicone. Vabbè, il manico poi quello lo devono. Quello non si regala, quello. E quello ognuno. E speriamo che qualcuno possa accogliere questa No, nuova qua, tecnica. e qua no, ci sta questo signore Franco Sacco di Boiano Quindi pure lui fa il metodo a forchetta. che è bravo, che è bravo, che è bravo, che è bravo, costruisce. Collaboriamo, proprio perché è una persona educata, una persona rispettosa, Sapeva gambà. che sapeva gambà, esatto, che sapeva gambà. Fammi sentire. Questa appena fatta, non c'è un grammo di cera, vedi? È tutto funzionante. Devo ancora finirla perché sul bordone io ho fatto un altro sistema con dei fori, per cui insomma. Avete mai provato a mettere la grafite a quelle zambugne, quelle grandi? No. Non serve a niente là? No. Perché? Come per questa, anche per quello si potrebbe fare lo stesso discorso, solo che la zambogna più C'ho usata. la canna da pesca là, tutta qua! No, no, vabbè, no, ma non sarebbe poi un problema, non è quello il Forse è problema. più semplice perché non devi. Le No, misure sono. ma sono zambogne che si. Dunque, data la distanza, ed è difficile pure, insomma, un'esecuzione importante, un'esecuzione più complicata, diciamo. Sono zambogne che si usano poco, po pochissimo, e non ci sono tantissime persone che sono coltivate zambogne, per cui, insomma, io L'ho lasciata, ho visto prima Antonio Scioli che lui la suona con la Sì, zambugna. no, figuriamoci, lo so. No, ce ne stanno pochi. Se vedo, Sì, io ho visto sì. da Dino Dell'Unto, Antonio, non è che ne vedo Sì, no, tanti. non ce ne sono moltissimi, però voglio dire, la zambogna più usata e soprattutto la tonalità più usata, perché questo è fondamentale. Perché prima la zambogna, questa non. Era zoppa No, soltanto a prima. parte zoppo o non zoppo, la zambogna che è standard, diciamo standard, tendeva addirittura, tendeva alla, nemmeno a sol, a la bemolle, che era una tonalità assurda, che non si poteva suonare con nessuno. C'era difficoltà anche per chi suonava magari una fisarmonica, l'organetto poi Ha sostituito ha una la tonalità, zambogna no, ha zoppa? tonalità precisa, quella è una tonalità preimpostata l'organetto, per cui o è sol o è la, e voglio dire, o è re, si costruiscono apposta con delle note determinate. Invece la zampogna di prima tendeva addirittura alla bemolle, che era una tonalità assurda, anche per chi doveva accompagnarti, insomma, per cui. Invece io ho deciso di trasportarla quindi in una tonalità che praticamente è usata un po' da tutto il mondo della musica, sol maggiore, insomma, che poi si adatta anche di più alla voce, al canto.
al canto, perché altrimenti diventa complicato anche essere accompagnati, insomma. Non è... Comunque abbiamo scoperto che c'è il metodo ormai sorano nell'organetto, il metodo di suonare alla sorana, il metodo agnonese della ciaramella, e adesso conosciamo il metodo Ricci nella zampogna. Ma hai fatto una scuola di pensiero ormai. Non so se un me vabbè. È così. Scuola di pensiero, ma scuola di pensiero diventa realtà. Io ho provato a risolvere i problemi che mi dava la zampogna tradizionale, perché la prima zampogna mi ricordo l'ho acquistata dal Gerardo Guadieri a Scapoli. Sì, ha detto. E insomma ebbi molte difficoltà, ho avuto veramente tante difficoltà nel mantenere l'intonazione di quello strumento. Ricordo tante volte che insomma non l'ho potuto attivare. E lì c'era l'anima del musicista che pretendeva. No, ma infatti questa è stata proprio un'esigenza personale. Cioè, che non hanno mai risolto i costruttori, non hanno mai risolto i miei problemi costruttori, poi mi ci sono dedicato io. L'artigiano. Ma io qualche cosa devo fare. Dice, non è possibile. L'amore per la zampogna era... Ma infatti, la zampogna comunque mi appartiene perché è appartenuta alla mia famiglia, soprattutto alla famiglia di mia madre, che è di San Polo Matese, per cui sì. San Polo Matese insomma, è ricca anche adesso, ci sono tanti, tanti, tanti zampognari. È il motivo per cui questo strumento ce l'ho nel sangue, l'ho sentito da sempre, poi l'ho acquistato a Scapoli e piano piano mi ci sono dedicato per cercare di risolvere i problemi, perché i problemi ci Maestro, stavano. Voi avete acquistato una zampogna identitaria e questa è diventata tradizionale. Penso di sì. È tradizionale, è così, come quella a chiave diventa tradizionale rispetto a quella zoppa che era identitaria. È inutile che discutiamo su questo. Vabbè, sono due diversi modelli, due logiche diverse. Ma la tradizione della zampogna a chiave è l'evoluzione della zampogna che era arcaica, è identità, sempre su quello stiamo. Certo, vabbè, è l'anima. Questa chiave è venuta dopo, ovviamente. E quindi è tradizionale come questa. Sì, questo è un meccanismo. È un meccanismo che inizialmente viene. L'identitaria non c'era, no? No. Ma molto probabilmente quella nasce proprio dalla questione dell'alta terra di lavoro tra i D'Agostino che andavano a corte, perché se tu vai a San Carlo quell'esigenza la devi avere, non puoi usare un pugnare che soffia dentro la cosa e fa cacca in donazione. Certamente se sì. Si era capito, si era intuito la grandissima suono valenza di una zampogna, aveva l'esigenza di trasformarlo, come voi avete fatto adesso con questo. Come nel 700 chi si è inventato a chiave, voi vi state inventando questa cosa che è qualcosa di incredibile. Ma è incredibile. Maestro, voi siete umili, l'umiltà appartiene ai grandi, ma questa è una realtà. Vabbè, ci ho provato. È riuscita. Sì, ma non sono ancora arrivato, perché piano piano, perché anche... Che cos'è che ancora vi manca? Cosa vi manca ancora? No, non è che manca, io ogni strumento che faccio, ogni strumento che costruisco, faccio una piccolissima variazione. Piccolissima variazione, come quelle che ho fatto inizialmente. All'inizio chiaramente le variazioni erano più marcate, perché c'erano degli errori più evidenti, adesso gli errori sono meno evidenti, poco alla volta, cioè poco per cercare per vedere se va meglio o va peggio lo strumento. No, sono quelle cose che invece mondo sono meraviglioso. Questo è tutto da scoprire. Il problema della zampogna è che purtroppo per fare una prova ci vuole troppo tempo. Bisogna, per costruirla ci vuole tempo, per farla assestare, perché quel minimo di assestamento ci vuole tanta passione, e dopodiché se funziona bene, se no bisogna ricominciare da capo, perché poi non è che la puoi modificare, perché solo ricominciare da capo si può allargare un po', si può fare, però è la struttura, però no, se parte male parte male. Se funziona come le zampogne direzionali, se funzionavano e hanno funzionato a vita, insomma, voglio dire, sempre nella logica di quella variazione piccola di intonazione che c'è stata, però insomma se vanno. Le zampogne che non sono andate bene all'inizio non andranno mai bene. Certo, è uno strumento di una complessità incredibile. Vabbè, sembra altro che suono dei pastori e dei briganti, un suono molto complesso, estremamente delicato e frae. Mi sembra una prima donna. Sì, ma la costruzione è estremamente artigianale. Prima donna. Estremamente artigianale, veramente. Perché non si può fare in serie questo coso. Se lavorava, no, io non c'ho qua un attrezzo che. Vabbè, comunque per scavare ci stavano delle.
una specie di non so, di, non so nemmeno come quelle si punte chiama. Che somiglia a punte da trapano. Sì, ma no, non è una punta da trapano, quello che si usa somiglia... quello che si usa per il formaggio, non so. Ah, come, come no? Come si che chiama? Che poi si usa pure il capabottiglia. Esatto, non so. Ho capito come si chiama, però chiaramente pastori, formaggio e zambogna. Sì, vabbè, però insomma, per forare una canna che immaginiamo la zambogna lunghissima, cioè esagerata. E quindi c'era bisogno di più attrezzi, uno lungo, uno più poco alla volta, e poco alla volta si faceva a tratti, a pezzi, prima il pezzo più lontano, quello più piccolo, poi quest'altro, poi quest'altro, cioè, la conicità non era mai precisa, non era impossibile, ma... fatta a mano, tra l'altro fatta a mano cosa significa? Questo è un difetto della zambogna fatta a mano di una volta, fatta a mano significa che la parte interna non è mai levigata alla perfezione. Ma bisogna pure capire i materiali che c'aveva una volta. No, ma fino a, perché fatta a mano, cioè fino a un certo punto, praticamente non è mai levigata. Io per farla lucida bisogna passare la carta vetra prima che compari gradazione, fino alla carta vetra lucidissima, poi con la spugna, insomma, la spugna la lana di vetro. Immagina all'interno fatta a mano. Praticamente tutti quei peletti che ci stanno, una volta che si inumidiscono, cambiavano chiaramente la capacità volumetrica della canna. Questo in sostanza, perché diventava tutto uno strato di saliva, tutto uno strato di umidità, ovviamente tutto bagnato, no? E ovviamente quando poi non è riuscita alla perfezione, quell'umidità penetra più facilmente e modifica il legno, modifica il suono, modifica la, il segno, la, quindi modifica il legno, modifica, certo. Ovviamente questa è una cosa normale. Quindi ripetiamo, non da sottovalutare la questione delle ance, il prodotto giusto per le ance, perché pure le ance sono estremamente importanti. Anche quello ci ho messo una vita per realizzare queste misure, perché le ance possono essere basta. Ma in funzione sono personali, cioè dipende dalle labbra o dal vostro modo di vedere fare la musica? No, la labbra non c'entra niente in questo caso. C'entra soltanto la vostra capacità di musicale. No, ascolto. Le ance sono tutte quante qua dentro, quindi che fai? Io qua ci sta la sacca, praticamente qua è solo la pressione, il fiato che ci va, poi devono essere stabili per quello che sono, punto e basta, non possono essere modificati. Facendo un esempio, questa lancia che l'avete fatta voi la possono usare tutti? Cioè avete studiato? No, queste ance vanno su questa misura. Ecco. Quindi, cioè, sono complementari alla misura della zambogna. Quindi se cambia la misura cambia pure quell'ancia. No, se un'altra zambogna quest'ancia non funziona nemmeno. Non funziona. No. Vabbè, ma pure per il clarinetto, per l'oboe, voglio dire. Ma stiamo parlando di strumenti diversi. Pensare che anche nella zambogna si arriva a questa, a questa metodologia di lavorazione, allora, di studio, di ricerca. Questi tubi, questi fori devono essere accoppiati a quel tipo di ancia. Se quest'ancia la metto su una zampogna tradizionale non sono proprio. Quindi la misura dell'ancia cambia in funzione della misura della zampogna? La misura dell'ancia, questo io ho visto di varie misure, infatti. Se, no, ma questo è vari andarini, non varie misure. Perché questa qua ce l'ho perché molto spesso mi portano qualche zampogna da accomodare. Queste qua sono misure. Questo per esempio è un esemplare campione che ho già. E poi quando le faccio bisogna farle insomma molto 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 precise, perché basta pochissimo perché poi non funziona. La lancia è complicata, è veramente è un'altra complicazione importante, perché poi dipende, alla fine lo strumento può essere fatto pure, perché l'anima del carbonio è sempre qua. Sbagli sto pezzettino e sbagli tu. Certo, vabbè, però questo si possono fare il materiale è quello lì. In 10 minuti, questo è il materiale, poi la colla, lo spago, insomma, niente di. E poi un'altra cosa, e poi i tubi di ottone. Ah, sono ottone questi? Sì, questo è un tubicino di ottone, questo è importante perché il diametro è fondamentale, anche questo qua, perché se non è sempre lo stesso cambia tutto. Però per fortuna
Per fortuna, una volta si facevano i tubi con la Coca-Cola, con i barattoli, Pensa tu, con la latta. con la latta, praticamente si avvolgevano su un giro, mi ricordo, giro da quartiere, su un giravite praticamente che teneva quel tipo di diametro. Avvolgeva questa latta, questa stagnola, come si chiamava? È latta, quella è latta. No, proprio latta, l'avvolgeva praticamente Ma faceva, buatta. e faceva il tubicino. E faceva il tubicino, poi. È Perché arrivato la pesca l'attore. se va bene, no, invece questi qua si comprano e sono sempre uguali. Qua Sono c'è sta mondo. garanzia che questo diametro è lo stesso. Insomma, io c'ho, eccole là, stanno per tutte Dante faceva un'altra panoramica nel regno del maestro Piero Ricci. Questo è importante anche questo è fondamentale. Il fatto di avere le misure uguali anche in quel tubicino è fondamentale nella realizzazione dello strumento. Perché vada come dico io. Tutto qua. Si raggiunge la maniacalità pure, no? E ci no, impazzisce a volte perché non ti spieghi, perché, vabbè, ci vuole tempo, pazienza e soprattutto passione. Sì, senza Bisogna passione non dedicarsi fai niente. perché io ci ho perso veramente, cioè, Una vita. io ci ho perso una vita. Questa è la plastica. Questo è il foglio che poi ha piegato. Non mi ricordo come diavolo si chiama. Vabbè, comunque non è importante. Maestro, altro da aggiungere? Dobbiamo fare 5 minuti, siamo arrivati a tre quarti tu. No, vabbè, figuriamoci. No, ma No. figuratevi, noi. È sempre un piacere, Ma è un perché tu sei piacere uno ai pochi. scienziato, che io sono troppo Ma non sono ipertrattico. scienziato, maestro, io sono Un curioso. ricercatore, E no, so, no, e per me sono non c'è. amante e amo, profondamente la mia terra, la mia terra di lavoro, il Vabbè, mio regno, il Molise. io pure, perché Le contaminazioni tra il Molise e la terra di lavoro sostante. del resto, forse per questo ho deciso di suonare la zampogna invece di suonare. Io ho studiato al conservatorio altre cose. C'è un flauto buttato lì. Sono 20 anni che non lo suono. Io spero solo una cosa, che questo vostro testamento possa essere raccolto da molti. Ma Perché io se, no, rimasse, no, perché no, se ma finisce con voi diventa no, no, triste. no, io credo che ci sia molto interesse adesso. Ma no, ma anche il metodo di. Il fatto del metodo. Proprio il metodo Ricci nel suonare col sistema della forchetta, dita a Ma forchetta. questa no, la forchetta non è un metodo Ricci, la forchetta si usa su qualsiasi strumento, Ma la zampogna non lo fa nessuno. sul flauto dolce, ecco. Ho capito, ma sulla zampogna non lo fa nessuno. No, prima non è che non lo faceva nessuno, non si poteva fare perché pure se si adottava questo tipo di sistema, le note non venivano fuori perché non era stato calcolato come ho fatto io la distanza tra i fori Ma questo è il metodo del flauto, sì. Che lei la. anche sul Che vuoi. flauto dolce. La forchetta si vede nel flauto. Però Quindi nella zampogna non l'ho mai esiste vista. la logica perché io sono del flauto, quindi anche sul flauto ci sono delle posizioni particolari. In virtù di questa esperienza, dici perché non farle anche sulla zampogna? E sulla ciaramella si potrebbe fare? Certo, poi se la metto, Quindi la ecco. grafite anche nella ciaramella si può mettere. E come non si può mettere? Sì, però sì, di solito non si fa perché la ceramella tradizionale col legno è più bello, il suono è più bello. Il suono è più bello, Qui siamo c'è proprio. sempre discorso, la ceramella ha più controllo, proprio perché si mette a lanci in Invece la bocca. zampogna trova. Io ce n'ho una ceramella, per esempio, vedi questa? Se riesco a prenderla, questa è la plastica. La per creatura, insomma. No, non è perché funziona pure, però poi no, tutta di plastica. E che ci fate con questo? Vabbè, l'ho comprata, me l'hanno regalata, io Me ci ce l'ho. suonate? No, ce l'ho così, con soprammobile. Maestro, altro da aggiungere? Null'altro, penso che abbiamo parlato abbastanza di questo strano strumento che poco alla Ma volta no, ma sta cattonata, devo dire, l'interesse di tante persone. Poi io ho il piacere di stare al conservatorio, questa è una grandissima, mi hanno riconfermato quest'anno di là. quest'anno, quindi l'anno prossimo ricoperi parte con. Ma Eh no, è già partito, io quando inizia l'anno? domani io inizio le lezioni per Quindi qualcuno quest'anno, potrebbe anche fino a iscriversi. ottobre. Sì, come no. Va bene, importante che fate il conservatorio, importante tutto, maestro, perché questo strumento è No, ma sono meraviglioso. persone interessate, c'è un certo Pietro che fa 200 km per venire al conservatorio. Da dove viene?
No, in provincia di Avellino, Pensa tu. voglio dire, ci sta l'interesse. Poi ci sono due persone, insomma, dunque ho sei allievi quest'anno, per cui insomma E un non po' sono pochi. No, non sono pochi, ma ripeto, poi il sacrificio che bisogna fare per venire a Campobasso, cioè no, perché... Ma la zambogna, io ho capito una cosa, che è uno strumento che o si ama o si odia. Chi lo ama diventa, perché ti prende il cervello, ti entra in testa. Chi invece lo rifiuta, lo rifiuta. Sì, questa è una cosa Ancora straordinaria. penso, ci sono molti musicanti che pensano che la, mondo, ancora non si sente più, ma prima, no, no, uno strumento antiquario, ma che sta La da dire? zampogna secondo me è una sfida proprio perché è uno strumento imperfetto. Ed è una sfida. Chiaramente poi. Però c'è Ma ti chi. sollecita pure la creatività, la fantasia, Questo senz'altro, se è una sfida, sì. lo Quando studio. c'è la sfida, quello è. La sfida, Non è quello è. poco, No, non è poco. non è poco. Però sai, ci sta questo interesse perché la zampogna in effetti le conoscono un po' tutti, anche perché a Natale gli zampognani sono andati in Bungie, quindi è uno strumento che racconta forse un evento piacevole, quindi tutto sommato avvicinarsi a questo strumento Ma la musica zampogna è musica sacra, è è uno strumento appunto sacro, di chi parliamo? appunto, perciò insomma Cioè noi siamo legati a Sant'Alfonso Meno di Liguori, zampogna è quello, La zampogna è lasciamo quello, perdere. sono assolutamente Parliamo d'accordo. di uno strumento sacro, quindi poi i pastori erano estremamente i primi ad arrivare alle grotte E di poi, Bambinello, ma che io scherziamo. nella mia esperienza, già che dunque utilizzo la zampogna, quando devo proporre un concerto a chi non conosce, che non conosce me, non conosce il mio gruppo, rimane sempre un po' perplesso. Tante volte ho sentito dire, anche per te, nelle telefonate fatte con qualche amministrazione, qualche sindaco, anche le voci così in sottofondo, dici ma non ho la zampogna, cioè, e nel momento in cui poi faccio un concerto e la gente si rende conto che si può fare musica pure con la zampogna, poi si rimane un po' sconvolta E che musica. perché poi il nostro gruppo e la nostra musica, non so se è bella, brutta o cattiva, ma è unica, comunque E 700, è ve l'ho detto, particolare. 700 napoletane il vostro Non lo so musica, se è 700, no, maestro, è comunque quello. particolare perché insomma dimostrare poi di poter fare musica anche con la zampogna, musica nel senso che insomma io c'ho un gruppo, ho suonato con l'orchestra, ho suonato un po', ho fatto tante esperienze. Voi siete andati alla Scala a San Vabbè, Carlo, ho di che suonato, ma parliamo? vabbè, anche queste esperienze mi hanno fatto crescere, però il fatto di poter fare musica anche con la zampogna è significativo e E desta che musica? un interesse notevole da parte delle persone, perché la immaginavano in modo diverso. E questa è una specie di riscossa pure, no? Siamo molisana, via. Porca miseria. Sembra Sanniti, siete. Sempre sannite, sono solo per Cioè, di che stiamo a parlare? dire. Perché stiamo a parlare, su questo non ci Cioè, sono dubbi. comunque, maestro, il discorso è chiudo qua e chiudiamo, salutiamo i nostri amici che ci hanno ascoltato. Il fatto è che ormai andando in giro quando si parla di Piero Ricci, nessuno, io non, personalmente non sento nessuno che dice Zambogna. Quando il vostro nome ormai è diventato un No, assegno no, circolare. no, per carità, E senti, magari, siamo no, a no, livelli, diciamo, maestro, maestro. questo, Stiamo sono tutti amici, ho fatto tante a parlare. esperienze, Sì, io conosco però di tanto, però il allora cappello. chiudiamo che una cosa così, va. Mia moglie mi ha sposato perché ha ritenuto all'epoca che io potessi diventare ricco e famoso. Sta ancora aspettando. Arrivederci, grazie maestro, arrivederci.